Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della mia carriera da allenatore con il Milan qui su FIFA 21. Lo so, è tardato ad arrivare questo episodio, ma sono rimasto imbottigliato nel traffico, ho avuto un piccolo imprevisto, niente ragazzi, colpa mia, assolutamente colpa mia, me ne scuso e vi prometto che questo finale di carriera sarà molto più regolare. Se volete seguire questa carriera su Twitch, vi invito a seguirmi appunto su Twitch. Daniele Brogni ha scritto tutto unito. Chiudono la classifica Crotone, Verona e Spezia. Va bene, giochiamo con lo Spezia. Milan-Spezia, un solo risultato possibile, vincere. Perché ha cambiato piede? Perché ha cambiato piede per crossare? Ma tira crossa col destro. No. Cos'è? Fuori gioco, fuori gioco. Oh, che bello. Che bello, che bella azione, sì, che bella azione, tutta di prima. Bennacer, gol di Bennacer. Per un attimo pensavo fosse Szoboszlai, invece no, mi sa che ha fatto l'assist il signor Szoboszlai, mi sa, ma non sono, no, forse è Rebic, non si capisce. Vediamo chi era, non ho visto. Comunque, autore del gol, Bennacer, 1-0 Milan. Bravi, bravi ragazzi, bravi. No, 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 guarda che è sceso quello, guarda che è sceso quello. Oddio, Gigio, Gigio mi salva, Gigio mi salva. Forza, gol mancato col subito, gol, c'è Douglas, c'è Douglas. Gol mancato col subito, gol mancato col subito, gol mancato. Gol subito, lo scavettino di Douglas Costa. Guardate qui, hop, hop, tocco magico, hop. 2-0. No. No. Gigio. Gigio c'è. Che bello esterno. Bello lì largo. Bellissimo. Bellissimo. Come faccio a non tirare da qui? Come faccio a non tirare da qui? Come faccio a non tirare da qui? Che cazzo esulti? Fa fenomeno! Stai perdendo 2-0! Fa fenomeno! Perde 2-0 e fa fenomeno, è incredibile. Ibra, un gol di testa me lo regali? Che da tanto che non me lo regali? Di ciccio, non mi metta la scarpa in faccia però. Brahim, inserimento di Szoboszlai, 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 il tiro di Szoboszlai non segna mai. Szoboszlai, fischi per lui anche dal microfono. Va bene, finisce qui 2-0, partita tranquilla come da previsione, 3 punti in saccoccia e si va avanti. Rivediamo la classifica e bisogna vederla ogni volta la classifica, ragazzi, ogni aggiornamento. Tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite, 57, siamo ancora lontani. Ma perché quando mi giro fischio? Cioè, non è che posso girarmi di là. Se giro là e fischio. Che cazzo fischi? Scusa, giro di là e fischio. È incredibile. Di qua? Ah no, di qua sì. Di là no, la fischio e qui no. Ma roba da matti. Cioè, non posso guardare dove cazzo mi pare. Cioè, passa una bella ragazza, mi giro. Niente, fischia. Non posso. Incredibile, incredibile. Andiamo avanti, Samp Milan. Cambio in difesa. Voglio mettere Kier al posto di Kabak. E poi voglio far riposare Szoboszlai e rimetto in campo a Calhanoglu. Sapete cosa vi dico? Anche se è molto più scarso su FIFA, ma io ce lo butto dentro un Salme Kjaers al posto di Douglas Costa. Ovviamente è molto più scarso nel gioco, però voglio mettere lui. E poi faccio rifiatare anche il signor Franco per Soumaré. Un po' di cambi per il Milan. L'attesa è finita, si comincia. Bennacer, verticalizzazione per Ibra, che cerca a sua volta Ante Rebic, il cross ancora per Ibra. Che azione! Che azione, signori! 1-0 Milan! E questo è grande calcio! Era uno schema che abbiamo provato in allenamento più e più volte. 1-0 per i ragazzi. Cross di Soumaré, la sponda di Ibra, il tiro al volo! Mamma mia, ragazzi! Che giocate! Pazzesche! Altro schema! Da calcio piazzato, la sponda di Ibra e il tiro al volo!
La bicicletta per lui, la sforbiciata, chiamatela come volete. Ma chi era? Salmekers? Cross per Ibra. Altra sponda per Ibra! Cerca la conclusione, Rebic da posizione impossibile. Ma quando c'è Rebic, nothing is quando c'è Rebic, nothing is nulla è impossibile, signori, nulla. Bravi ragazzi, bravi! E niente, la riprendiamo e la riperdiamo subito. Niente, riprendiamo e riperdiamo. Che bel recupero qui. In teoria dovremmo perderla adesso. Invece no. Invece sì. Che cazzo ha fatto? Cosa ha fatto Rebic? Quando schiacci cose a caso escono delle skills incredibili. Adesso ragazzi, ma queste giocate le vedete solo da Brogna. Hop. No. Oh santo cielo. Oh mio Dio, che si è magnato. E qua mi sono cagato addosso in una maniera incredibile. Douglas Costa torna a dare una mano in difesa. Ocio. Che puzza di inculatura che sento. Che puzza di inculatura, Gigi Donnarumma. E ora il pareggino, la Samp lo meriterebbe anche. La manona di Gigio mi tiene vivo. Vi prego ragazzi, stringiamo i denti. No. Oh. Via. Leao. È partito Rafael. La palombella per Douglas Costa, palo! Costo Costa incredibile di Leao. Palla al centro e Douglas Costa colpisce il palo. Arbitro è finita, finisce qui. 1-0 Milan. Ma che sofferenza, mamma mia. Vediamo la classifica. Vincono sempre tutte, guardate, ha vinto l'Inter, ha vinto la Juve. E vabbè ragazzi, c'è da soffrire, non molla nessuna lì in avanti. Campionato combattuto fino all'ultimo punto, fino all'ultima goccia di sudore. Ma noi ci siamo il Milan e dobbiamo crederci. Si gioca col Bologna. Vediamo il Bologna come è messo in classifica. Tra le prime 7-8 non c'è sicuro. Eccola qua, 13° posto con 30 punti. Cavolo, ne abbiamo il doppio. Ne abbiamo 60 di punti. Attenzione, hanno giocato Lazio e Juve, hanno vinto. Ma che palle. L'Inter ha vinto 1-0, la Lazio ha vinto 3-0. Stadio San Siro, bisogna vincere anche questa partita. Milan-Bologna. La tesi è finita, si comincia. Cost to cost Milenkovic, si propone Douglas Costa, ancora Douglas Costa. Il passaggio per Ibra, ancora Ibra, il pallonetto, il passaggio preciso per Leao che non riesce ad incornare. Leao. C'è lo spazio per il tiro! Da Costa, dice di no. Rafael Leao cerca l'inserimento di Tonali, il tiro di Tonali ancora da Costa. Che ha deciso di fare la partita della vita. Rientra Douglas Costa, ancora Douglas Costa. Prova la conclusione smorzata. Aia. Fuori gioco forse, invece no. Tutto regolare, fuori gioco. Ma Gigio c'era. Saracinesca, Gigio. Dai. Leao. C'è Ibra. E parami anche questa Douglas Costa. Come cazzo ti chiami? Da Costa. Parami anche questa da Costa. E il gol è servito. 1-0 Milan. Esulta Ibrahimovic. Sa quanto pesa questo gol. Sì, Zoboslai. Dai. A 0 Zlatan Ibrahimovic traversa gol. Ma che azione di Zoboslai,
che ha recuperato palla con una scivolata, si è fatto tutto il campo, ha visto Ibra staccarsi, lo ha servito e di destro, traversa, gol. Che bel gol, che bel gol. Brogna vestito da calciatore. Mamma mia, vabbè. Recupera palla ancora Zobo Slime, ma che partita pazzesca di Zobo. Ancora Zobo cerca Leao. Oh, Leao la prende di testa, ma la palla va fuori. Teo Hernandez. La palla per Zobo Slime, che vede l'inserimento di Tonali. Gol di Sandrino Tonali. E l'assist è sempre suo, di Zobo Slai. Oh no, è Zobo Slai, sì, è Zobo Slai, Zobo Slai. Ancora lui. Dai su, stai su. Cos'è? Ma dai, il primo che faccio. Non lo faccio più, non lo faccio più, promesso, promesso. Non lo faccio più. Ma non l'ho neanche toccato, ma cos'è? Ma ho preso la palla, ma ho preso. Giustamente mi arrabbio. È stanchissimo Douglas, ma la tiene in campo questa palla. Come ha fatto? Inserimento molto bello, dai che c'è solo al centro. 4-0. Che golazo. Bella azione anche questa. E segna Brian Diaz. Azione corale, partita da un recupero palla incredibile di Douglas Costa. Poi Leao ha servito non so chi ha fatto l'assist. Fatto sta che Brian Diaz la butta dentro con cattiveria, con arroganza. Arbitro, è finita, fa fenomeno che è finita. 4-0, secco. Ora bisogna incrociare le dita e sperare che una di quelle lassù, un minimo pareggi, niente, vediamo. Il Napoli ha vinto 3-0 fuori casa col Verona e la Juve ha vinto 2-0 col Sassuolo. Benissimo, ragazzi. Proprio neanche a sperare di fare niente. E comunque dai, perlomeno c'è Juve-Napoli, almeno una in teoria dovrebbe fermarsi. Qualcuno che mi ritrovo sarà il Napoli a vincere. Non so cosa sperare. In ottica quarto posto è meglio che vinca la Juve. In ottica scudettino, che ancora Brogna ci crede, forse è meglio un pareggio, non lo so. Vabbè, giochiamo con la Roma, non facciamo calcoli. La tesi è finita. Si comincia. Recupero palla comunque. Recupero palla con Douglas Costa. Douglas Costa, il cross al centro. Oh, no! L'ho visto dentro. Guarda come l'ha presa Benasser. Palla che esce di 10 centimetri. Incredibile. Zobo Slai, ci si aspetta una grande prestazione. È solo Ibra. Si è smarcato benissimo Ibra. Brava a rientrare sul destro e a tirare. Bravo Douglas col piedino, parti Douglas. Anche dietro. Faggi, tirate. Zobo! E il primo gol col Milan finalmente arriva. Forse nella partita più importante delle ultime giocate. Riguardate l'assist di Benasser. La qualità di Brogna. Riguardate l'assist di Benasser, santo cielo. Riguardatelo. E riguardate anche il siluro di Zobo Slai. Fa fenomeno, Belotti! Perdi 2-0! Fa fenomeno! Arbitro è finita. Signor arbitro, è finita, santo cielo. Arbitro, ultima azione. Arbitro, ultima azione, cazzo! No, Rebic, non farmi ste gag, cazzo. Teo! Il treno è arrivato! 3-0 Milan! Mamma mia, che episodio, ragazzi! Oh, sto giocando a leggenda, eh. Più di questo non posso fare io. La differenza, ragazzi, oggi l'ha fatta la testa. Ero concentrato sin dall'inizio, infatti dietro non ho fatto nessuna sbavatura, cosa che prima mi costava sempre caro. Sono curioso di vedere cosa avranno fatto Napoli-Juve. C'era lo scontro diretto. Qualcuno che mi ritrovo, hanno vinto tutte e due. Non si capisce come, ma hanno vinto tutte e due. Zobo Slai, ancora per Ibra.
Ancora Teo, ancora Teo, ancora Teo, ancora Teo, ancora Teo! La doppietta di Teo Hernandez! Calcio, champagne per i rossoneri. La squadra collaudata. Ognuno fa il suo lavoro. E Teo addirittura fa gli straordinari con questa doppietta incredibile. Finisce qui. 4-0 Milan. La Juve vince 3-0. Quindi la Juve continua a galoppare, ma noi siamo adesso a meno 1 dal quarto posto. Forse è meglio che abbia vinto effettivamente la Juventus. Bene ragazzi, l'episodio finisce qui, episodio molto fortunato, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. Le tre davanti non mollano, ma neanche Brogna molla. Per adesso è tutto e alla prossima.